Sembra matematico che ogni governo, di qualsiasi colore sia, quando è tempo di manovre e manovrine, non trovi miglior soluzione se non quella di far pagare sempre qualcosa in più a chi da sempre paga per tutti. Le parole affidate ad un operaio della Italcementi tuonano dal palco di Piazza Garibaldi. Il vento e la pioggia sferzano il presidio dei sindacati padovani durante le 4 ore di sciopero generale contro la legge di stabilità. È una legge che non è assolutamente all'altezza della situazione, dei problemi drammatici che vive il paese. Noi ci troviamo in un paese che ha 9 milioni di persone che si trovano in situazione di disagio lavorativo, tra disoccupati, cassintegrati, precari. Abbiamo un paese che ha raddoppiato in pochi anni il livello della povertà assoluta. Ci hanno detto che questa legge stabilizza il paese, ma il problema è proprio questo. Questo paese, in questa condizione, non ha bisogno di essere stabilizzato, ma ha bisogno di un cambiamento, di una svolta profonda. Qualche centinaia di lavoratori che hanno preso parte al presidio che è iniziato in ritardo a causa della pioggia. Oggi scioperiamo perché questo governo non ha colto nel segno, ha fatto una legge di stabilità, una proposta di legge di stabilità che non dà nessun intervento per lo sviluppo e l'occupazione. Ombrelli che si mescolano le bandiere. I sindacati chiedono che venga abbassato il peso fiscale dello Stato sul costo del lavoro. Noi pensiamo che sia indispensabile rimettere in moto questo circolo di autoalimentazione dell'economia. Per fare questo bisogna che il cittadino abbia la possibilità di spendere e quindi di rispondere a quella che è l'offerta. In piazza Garibaldi, dopo un breve corteo, sono arrivati anche gli studenti universitari del Ludo insieme alla rete degli studenti medi.